Maledizione! È solo colpa tua, Roger! Perché? Perché hai dovuto dirlo? Hai fatto impazzire il mondo intero, lo sai? La grande era della pirateria, eh? Già, ma a te che importava? Tanto eri già morto! Invece, siamo stati noi a dover affrontare tutti i mocciosi che si sono fatti avanti da ogni dove. Almeno, prima di morire potevi spiegarcelo. Perché il One Piece è reale, giusto? Che cos'è? E dov'è? Perché si trova anche in questo paese, no? Ah, che pena! Kid, no, non vi perdonerò mai. E non crediate che io morirò per questo. Ben ritrovati amici, ma soprattutto amiche del Biker Raft. Questo video lo voglio dedicare a Big Mom. Big Mom che se n'è andata. Non se n'è andata definitivamente, nel senso che non è morta, almeno secondo me non dovrebbe essere morta, è caduta in quel buco, è esplosa una bomba, ma Big Mom lo ha detto. Non è questo ciò che mi porterà via da questo mondo. Io le voglio credere, poi fate voi come più vi pare e piace, non è importante. È importante però quello che dice Big Mom quando sta cadendo. Lasciamo perdere tutto il combattimento con Law e Kid. È bellissimo, un gran bel combattimento. Abbiamo già parlato la settimana scorsa in cui sembrava che tutto fosse chiuso, ma Big Mom dimostra di nuovo di poter essere degna del titolo di imperatore. Se non fosse stato per di nuovo la combo delle due star, dei due autori che si contendono questo palcoscenico con lei, a fermarla di nuovo con questa combo di attacchi, dove Law la zittisce, le impedisce di recuperare forze attingendo alle anime delle persone a lei circostanti, e poi Kid che con un altro colpo di cannone elettromagnetico la scaglia giù da Onigashima, Big Mom probabilmente sarebbe ritornata in piedi e li avrebbe sconfitti. Ma mentre cade, mentre crolla, mentre il suo impero probabilmente si sgretola tra le dita, Big Mom ripensa a un vecchio amico, a un vecchio nemico, a un vecchio compagno, a un vecchio avversario, il buon Goldie Roger. E tra queste sue parole che si perdono nel silenzio dell'attacco di Law, che l'ha silenziata mentre cade da Onigashima, Big Mom dà colpa a Roger. Dice, brutto stronzo, è colpa tua, no? Tu hai voluto fare lo spaccone, eri già morto, che cacchio te ne fregava te? Tanto ormai il problema l'hai scaricato su di noi, perché tu hai detto sì, il One Piece è là, andate a cercarlo, no? L'ho lasciato in un certo posto e tutti si sono riversati nel mare per venire a cercarlo. E chi c'era nel mare ad attenderli? Tu no, di sicuro, perché tu eri già tra i più. L'amicetta, la morte ti aveva già sconfitto. C'eravamo io, Kaido, Newgate ad attenderli, ad attendere questa armata di mocciosi che arrivavano da tutto il mondo per farsi un nome e per cercare questo One Piece. Almeno prima di morire potevi dirci, potevi spiegarci qualcosa, brutto stronzo. Perché il One Piece esiste, è reale, è qualcosa di tangibile, qualcosa che comunque c'è in questo mondo. Non è così? Non ci hai preso in giro, no? È così? Dov'è? E che cos'è? E poi aggiunge un'ultima cosa. Perché si trova anche in questo paese, no? La domanda è retorica. Big Mom lo sa. È una domanda retorica ad un compagno d'armi, a un avversario, un rivale, ma anche a un fratello con cui ha condiviso parte del suo tempo. Il One Piece si trova anche in questo paese. Konokuni, questo paese. E poi aggiunge. Ah, che pena. Che sgomento, che tristezza. Cioè, che amarezza, non ce l'ho fatta, ero qua, quasi arrivata al dunque, dice, e sono caduta. Infatti poi si arrabbia con Kid e Law, dice, bastardi, non me la pagherete, me la pagherete cara, io non morirò per questa cosa, lo sapete, cioè tornerò, vi farò un culo quadro, poi ripeto, quello che accadrà in futuro lo scopriremo solo in futuro, ma focalizziamoci su quel si trova anche in questo paese, no? Cosa vuol dire? Che cosa vuol dire? Io non voglio tirare acqua al mio mulino, perché non mi è mai piaciuto, non mi interessa. Sapete che ho fatto questa teoria l'anno scorso, dove ho parlato del fatto che il paese di Wano potrebbe essere, di fatto, il regno perduto, il regno antico, quel regno che un tempo era enorme, e che ora forse rimane soltanto quel pezzettino,
quel piccolo paese in mezzo al mare, in questa roccaforte naturale chiamata Paese di Wano. E se Big Mom dice che il One Piece si trova anche in questo paese, significa necessariamente che questo tesoro ha strettamente a che fare con Wano, con i samurai, con i Kozuki, con questa stirpe che ha la luna nel nome, il paese dell'oro, il paese che ha costruito i poneglyph, che li ha disseminati in giro per il mondo. E allora, Joy Boy, che cosa c'entra in tutto ciò? Cosa c'entrava Joy Boy? Oden dice, quando torna a Wano, bisogna riaprire i confini perché Joy Boy deve poter entrare nel paese dall'esterno. Quindi Joy Boy è necessariamente qualcuno che deve entrare dall'esterno per poter portare a termine qualcosa, una missione, uno scopo che è strettamente legato al paese di Wano e al clan Kozuki. Perché il One Piece si trova anche in questo paese, no? È strettamente legato in questo paese. Potremmo immaginarci che il One Piece è qualcosa di spezzettato? Il dialogo non ce lo dice. Semplicemente una domanda retorica, dice: e si trova anche qui, c'è anche qui qualcosa, è anche qui il One Piece. Questo tesoro è strettamente legato al paese di Wano. Noi sappiamo poi che il One Piece, o almeno ciò che Roger ha trovato a Laugh Tale, è il tesoro di Joy Boy. E qui ancora si rimescola il gioco. Perché il tesoro di Joy Boy a Laugh Tale? Cosa ha lasciato Joy Boy a Laugh Tale, magari di strettamente collegato al paese di Wano, o che magari il paese di Wano ha dato a Joy Boy? Questa piccola frase, con questo anche, è una particella, il mo, vuol dire anche. Cosa cacchio vuol dire? È importantissimo, perché ci dimostra pienamente che Wano è qualcosa di fondamentale per il One Piece, per il regno antico, tutto quello che vogliamo. Kaido stesso ce lo disse, perché Wano è Wano, questo è un paese speciale, questo non è un paese a caso. Dodò, ti prego, non cadere, lo so che sei sconvolto, sei particolarmente storto oggi. Sistemati, sistemati. E vieni di qua, vieni di qua. Quindi capite anche voi che questa piccola particella, questo mo, questo anche, sconvolge il discorso. Cioè, non è una cosa così banale. Che cos'è? E dov'è? Perché si trova anche in questo paese, no? Dov'è? Dove cacchio è? Dice Big Mom, mentre cade in questo buco. E poi capisce che ha fallito. Ah, che pena, che tristezza. Ve la farò pagare, maledetti. Ve la farò pagare. Io la risposta non ce l'ho. Ma va bene così, è giusto così. E Oda è bravo in queste cose. Ti butta le schetta. Che buttalesca, ti guarda che c'è qualcosa, stiamo arrivando. Volume 104, ragazzi, 104 sarà probabilmente uno dei volumi più potenti che avremo mai letto e che mai leggeremo in questo manga. Non so neanche dirvi mi rimetto voi, perché non c'è niente da cui rimettere, anzi rimettiamo, nel senso che vomitiamo, perché qua c'è veramente inferno. Basta. Ditemi cosa ne pensate, cosa vi fa scattare nel cervello questa frase. È follia. Divertitevi e non fate i bravi stavolta. Violenza.